Novità abbastanza drammatiche e preoccupanti dalla Russia. Volevamo capire come ci stiamo muovendo. Ma guardi, ci stiamo muovendo intanto con gli alleati, dove sono calendarizzate degli incontri, delle riunioni per confrontare le informazioni, per mettere a regime le varie informazioni. Voi sapete che non è facile capire esattamente tutto quello che sta accadendo. Io, come dicevo prima, ho organizzato, adesso che immediatamente riparto, anche una web call con i ministri interessati, con l'intelligence. E consentitemi di non dire molto di più, perché queste cose non si giudicano, diciamo, senza conoscere. Stiamo parlando, se non quello che ho già detto, e cioè che certamente quello che sta accadendo, diciamo, racconta una realtà molto diversa da quella che la propaganda russa ha raccontato in questi anni, no? Sullo stato di salute, sulla solidità, sulla compattezza all'interno della federazione. Quindi sicuramente questo è un elemento che va tenuto in considerazione anche in termini di imprevedibilità di quello che può accadere. Noi continuiamo a essere concentrati ovviamente sul sostegno all'Ucraina, che continua a dare prova di straordinario coraggio, di straordinaria resilienza, e così deve fare anche la comunità internazionale in suo sostegno. Senta Presidente, c'è un'inchiesta che riguarda la Ministra Santanchè, i suoi alleati di governo, Lega e Forza Italia, chiedono alla Ministra di riferire. Oggi è Elly Schlein che chiede le dimissioni, chiede anche a lei di uscire dal silenzio. Ma guardi, io penso che non ci sia nessun problema a riferire in Parlamento. È una richiesta legittima del Parlamento, sono contenta che il Ministro Santanchè abbia dato la sua disponibilità. L'ho vista tranquilla in queste ore, come sono tranquilla io, che devo dire leggo ogni giorno ricostruzioni su quando andrà a casa il governo. Temo che bisognerà aspettare ancora un po'. E come dice Tajani, resterete insieme per 5 anni. Guardi, io davvero ho letto di queste settimane, insomma, addirittura si è fatta in alcuni casi, come posso dire, sono fatte ricostruzioni un po' surreali all'indomani della scomparsa di Silvio Berlusconi, su presunti governi tecnici. Diciamo che dalle mie parti desiderata non diventano necessariamente dei fatti. Mi pare che il governo stia lavorando molto bene, mi pare che possiamo essere fieri dei risultati che stiamo raggiungendo, non personalmente come governo, che l'Italia sta raggiungendo. La forza di questo governo sta diventando anche forza per la nazione, noi lo vediamo nei dati economici, in tutti gli indicatori economici, per cui siamo molto determinati a portare avanti quel lavoro, e sono gli italiani che devono giudicare. Alla fine pensa che il MES verrà ratificato magari a settembre? Allora guardi, lei sa come la penso su questa materia, non ho cambiato idea. Sicuramente penso che sia un errore portarlo in aula adesso. Penso che sia un errore indipendentemente da come la si pensi, anche per quelli che sono favorevoli alla ratifica del trattato. Lei ricorderà che il Parlamento aveva votato una mozione nella quale chiedeva al governo di non ratificare il MES, a maggior ragione in attesa delle decisioni che riguardano il quadro complessivo della governance. Vuol dire legge di stabilità, vuol dire unione bancaria, vuol dire garanzia dei depositi. Chi oggi chiede di prendere questa decisione in questo momento non sta facendo un favore all'Italia, per cui io, diciamo, indipendentemente dal merito, spero che chi l'ha calendarizzato voglia riconsiderare questa decisione, che in ogni caso non aiuta l'Italia in questo momento. Grazie a tutti. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro.